Applaudito con me. Grazie, grazie. Allora, io intanto ho il piacere di chiamare sul palco accanto a me. Sempre, il microfono è sempre troppo alto, la statura è... È il nostro ormai, dramma. È il nostro dramma. È il Franco Rapisarda, presidente della Proloco, che è poi il soggetto che con il patrocinio dell'amministrazione comunale quest'anno sta organizzando l'estate piedimontese, all'interno della quale abbiamo il piacere di ospitarvi. Una serata alla quale tengo particolarmente perché ho avuto modo di conoscervi, di seguirvi, e sicuramente le persone presenti apprezzeranno tantissimo la vostra performance. Io nel ringraziare ovviamente Franco per tutto quello che la Proloco sta facendo quest'anno, perché noi siamo come al solito in cronico ritardo e senza la collaborazione dell'associazione turistica Proloco non saremmo riusciti a mettere su il calendario che stiamo offrendo ai piedimontesi, a coloro i quali villeggiano a Piedimonte. Colgo l'occasione, lo farò tutte le volte nelle quali salirò sul palco, per ricordare che quest'anno a settembre ci sarà la festa della vendemmia. All'interno del ricco calendario che contraddistinguerà la 19ª edizione si terrà il Jebel Fest, manifestazione che è idealmente alla seconda edizione, perché l'anno scorso a causa delle condizioni meteo non favorevoli è saltata. Ed è una iniziativa nella quale crediamo tantissimo, perché ha la finalità di valorizzare la musica siciliana, la musica della nostra tradizione. Chiuderemo con uno spettacolo che è veramente eccezionale per noi. Pippo Caballà sarà a Piedimonte e ci proporrà uno spettacolo che oscilla dal teatro alla poesia, alla musica, e durante il quale appunto ci racconterà la nostra bellissima terra. Non vi rubo altro tempo perché voglio veramente lasciare la parola alla musica e alla voce del gruppo dei Talè, che si sono contraddistinti nel panorama anche nazionale come un gruppo che ha avuto riconoscimenti molto importanti. Perché...